Il piano territoriale di coordinamento regionale è il piano dei Veneti e non poteva trovare casa che nella casa dei Veneti, Palazzo Ferrofini. Per questo abbiamo voluto allestire questa mostra, che tra l'altro è aperta fino al 31 ottobre, proprio per permettere a tutti i Veneti di venire a conoscere quello che sarà il loro futuro dal punto di vista della pianificazione. Un piano che è necessario approvare, l'ultimo piano della Regione del Veneto è il 1992, questo è un piano che ha avuto un lungo lavoro di conoscenza del dato, ma anche di confronto con tutti i portatori di interesse, migliaia le osservazioni, e oggi speriamo naturalmente con l'ausilio degli strumenti che sono a disposizione, ma anche con la responsabilità di tutto il Consiglio regionale, finalmente la Regione del Veneto possa, prima della fine di questa legislatura, arrivare a un'approvazione di uno strumento fondamentale, che è un piano gerarchico dal quale poi discenderanno tutti gli altri piani. Quindi è necessario approvare prima questo piano per poi arrivare al piano della mobilità, al piano dell'ambiente, al piano del consumo del suolo. Attraverso un ordine come quello che pensiamo si debba dare alla Regione del Veneto si potrà arrivare a un'ottima pianificazione. Un piano di queste dimensioni che coinvolge tutti i Veneti, tutte le imprese che lavorano nel Veneto, tutti i portatori di interesse che ci sono nel Veneto, doveva avere la massima trasparenza ed è per questo che abbiamo voluto fare questa mostra aperta per 15 giorni e rinnovo l'invito a tutti i Veneti a venire qui a chiedere. C'è del personale a disposizione per dare ulteriori informazioni, oltre che a queste tavole che credo diano in maniera esaustiva una risposta a quella che è la pianificazione e che, ripeto, diano la massima trasparenza del procedimento che è in corso e di quello che andremo a provare in Consiglio regionale.